Buongiorno amiche mie, ero a metà del trucco mattutino, mi stavo truccando gli occhi perché come sapete io di norma, per mia abitudine, trucco prima l'occhio e poi faccio la base. E mi sono ricordata di tutti i messaggi che a volte mi scrivete o dei commenti che fate, ma perché trucchi prima l'occhio? Il correttore va messo vicino l'occhio o ci va messo anche il fondotinta? Fermi tutti, cogliamo la palla a balzo e mi faccio la base, quindi a metà trucco mi sono fermata, sono venuta in cucina con quattro cose e mi faccio la base con voi così vi spiego bene il tipo di base che vado a realizzare. Come prima cosa, e sapete che questa non potete proprio evitarvela, dovete andare a idratare la pelle. Allora, domande sempre rispondo a quello che mi viene in mente e mi avete chiesto. Perché idrati meno la fronte rispetto al viso? Perché la fronte è la mia parte più grassa, quindi cerco di andarci molto poco, anche perché tendo a toccarmela e mi si lucidererebbe eccessivamente. Quindi tendo a idratarla un pochino meno rispetto al resto del viso. Contorno occhi, assolutamente sì. Perché io trucco prima gli occhi rispetto alla base. A tutte quante sarà successo di mettervi a fare una bellissima base, poi a un certo punto cominciate a truccare l'occhio, vi cadono le polveri. E vi si macchia la base, quindi a quel punto che fate? O andate sopra, pastrocchio, oppure togliete e rifate, quindi tempo sprecato, prodotti sprecati. Anche se non lo vedete sotto l'occhio, vi sembra che sia pulito, un minimo di polvere cade, fa fallout e va comunque a sporcare il correttore, che invece deve essere un'area molto pulita. Quindi io faccio prima l'occhio, pulisco sotto, idrato, perché a quel punto se tolgo, tolgo anche l'idratazione sotto l'occhio e metto il fondo. Ora il fondo, dove deve arrivare? Non deve andare nella zona perioculare perché lì andrà il correttore. Il tipo di fondo lo scegliete in base al vostro tipo di pelle. Li potete trovare fluidi, a mousse, in stick, BB cream. Chi più ne ha più ne metta, quelli proprio compatti. Ovviamente la texture la scegliete in base all'effetto che volete ottenere. Ci sono tre problemi nel fondo: la texture che dovete trovare giusta per voi, il colore, che è una cosa. Poi faremo un tutorial anche su quello, sul sottotono, che dovete trovare giusto per voi. E dopodiché, la terza questione a cui dovete badare è come stenderlo, perché a seconda di come stendete il correttore, l'effetto che andate a ottenere sarà diverso. Uso questo che c'ha giusto perché c'è l'applicatore. Se voi il fondotinta lo applicate con i pennelli, ce ne sono diversi tipi, quelli duo fibre sono i migliori. Qui sono quelli piatti, ci sono quelli tondi di diverso spessore. Ovviamente questo farà un effetto più spatola. Quindi il prodotto sarà un po' più stratificato. Con quelli tondi invece l'effetto rimane un po' più superficiale e la grana della pelle tenderà a vedersi meno. Vedete che io non arrivo fino sotto l'occhio perché lì dovrò andare con il correttore. Qualora voleste passarlo invece con le spugne, con i beauty blender e andate a fare questo, la copertura sarà maggiore. In quale modo si può stendere con la Beauty Blender e avere un effetto più leggero? O grossolanamente bagnate la spugna oppure spruzzate prodotti che fissano e idratano, diciamo che aumentano l'elasticità del prodotto, quindi lo vedete un pochino più leggero. Io personalmente, sia per qualità di effetto che per praticità che per livello igienico, perché i pennelli sono più semplici da pulire. Preferisco appunto l'applicazione con il pennello e comincio a distribuire in maniera abbastanza uniforme il prodotto sulla fronte. Cerco volutamente di metterne un po' meno. Sfumate bene gli angoli del naso. Ovviamente dovete sfumare un po' qui, anche se il colore è lo stesso. Un po' sulle orecchie. Io non arrivo vicino all'occhio, vado proprio in sfumatura. Una volta che ho fatto questo, andrò con il correttore, stesso concetto. In stick, in mousse, cialda, liquido, di tutti i tipi. Quelli che sembrano tipo rossettini. Allora, anche qui quello che dovete scegliere è il tipo di texture. Più la mettete grassa, quindi di questo tipo, vi parlo di questi nel pot o questi nello stick,
più dovete aumentare l'idratazione perché tenderà a segnarvi. Ovviamente, più andate sugli effetti delicati invece delle penne e degli illuminanti, meno sarà la copertura. Ricordatevi sempre che se l'occhiaia è bluastra, aggiungete un po' d'arancio all'interno. Allora, cambiamo perché sennò mi dite sempre che sono le stesse cose. Oggi uso questo di NARS. E con un pennellino da correttore, ok? Comincio sotto a picchiettare per far rimanere lì il prodotto. Per questo è più bello fare dopo la base, perché come vedete, vedete l'occhio come rimane proprio più pulito. Vado a far fondere il correttore e il fondotinta in quest'area, cioè non si dovrà vedere lo stacco. Se serve, scendete un po' con il correttore qui. Cosa manca per terminare la base? Ovviamente il fissaggio e l'opacizzazione. Pure lì. Sciolte, sciolte colorate, compatte, trasparenti, compatte colorate. Stesso discorso. Allora, se volete prendere una cipria passepartout da usare sempre, prendetene una trasparente che non sbianchi da poter utilizzare sempre. Ovviamente, come tutte le cose all season, non è performante quanto qualcosa che sta presa apposta, quindi diciamo che prendete un colore molto naturale, se possibile microdizzata, cioè deve essere una cipria che non vi impolveri, perché l'effetto polveroso è quello che poi va ad asciugare troppo la pelle e vi segna durante il giorno. Quello che dovete fare è passarla con un pennello possibilmente, perché con il piumino rimane un pochino troppo opprimente e vi segna e secca. Quindi se volete col piumino ve la portate in borsa per i ritocchi, ma la mattina quando dovete asciugare tutto andate direttamente con il pennello. Nella zona sotto l'occhio andateci proprio leggere leggere, quasi a picchiettare. Sul resto, ad esempio, io nella zona T insisto un pochino di più. La vostra base poi la concludete con quello che volete, quindi con una terra, con un blush, ma i passaggi e il perché io faccia prima l'occhio sono esattamente quelli che vi ho spiegato ora. Quindi spero che vi possa essere stato utile e per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, scrivetemi. Il rossetto non me lo metto e vi anticipo anche perché. Guardate. Una novità segreta che posso spoilerare solo domani. Quindi resistete, cerco di registrare oggi. Cioè, nel senso, non me lo metto perché cerco di registrare. Vi auguro una buona giornata, amiche mie.